sempre aspetteremo la conclusione almeno del primo giro per capire poi come quale numero indicare sul cartello della giri per appunto per vedere aggiornati anche gli atleti di tutti quanto passeranno davanti alla nostra postazione. Io ti fai tif, eh? Dai! Dai, Brian! E quindi c'è la possibilità per il sorpasso da parte di Brian Ulivo. Guarda gli esordienti, allora Gabriel Fede dalla Cadrezzate, Bertolini di Gorzocchi, 86 punti, 2 punti di vantaggio sul pallone, quarto Martina Quarini. Quarta posizione per Riccardo Ricci dalla Uccitto Tregnano, 18 secondi che è compagnia di Giorgi Sandrin, della Sorgente Praticente, 20 secondi. Quindi 20 secondi sono i 5 secondi, questo è la stop 5. Vai Brian! Del secondo anno, quindi bellissima anche la gara, cioè la sorella è rimasta quindi tranquillo e ha recuperato molto bene il rappresentante del team CPT di prima, Alessandrini, i campionati italiani di Malta Barra. Vai bravo Sandrini, vai! 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 È il tuo! Quella che è la situazione in gara, come detto Filippo del Santo, nella grande città di Malaspita. Ancora porto, Giorgi, ancora porto! Lasciando i seguitori. Bravo Alessandro, così, dai, dai Ale, bravo! Alla comunicazione urgente, tanto importante, è una rettifica, tutta una rettifica, una precisazione per quanto riguarda la riunione tecnica. Per quanto riguarda le Alice! Facciamo! Sempre alle 10 con il cartello che indicherà un giro alla conclusione. Capiremo un po' quella situazione in gara. Vai Sandrin, bravo Sandrin, bravo! Bravo Ale! La quarta, la decima, 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 la
di 10, uno che dentro per tutto la fatto qui si è recuperata. Questi sono i primi 20
uno spazio di 30 secondi, tutto il gruppo uno spazio di 30 secondi, questo per quanto riguarda il secondo anno, e per quanto ci sarà il passaggio anche degli arrivi del primo anno, quindi rimango su questo, aspetto solamente 30 secondi per commentare. Era chiuso nello spazio di 10 secondi, questo al primo passaggio, intanto passa in nona posizione Elisa Spiga della MTB La Fenice, la società che ha sede a Piacetto di Verona, Conor Martin e 15 secondi Raul Bernstein, pensate 10 atleti racchiusi nello spazio di 15 secondi. Miglior tempo 7.27 di Luca Pescarmona, questo è il servizio che ci regala Real Time Nord-Est. Tra poco avremo anche il passaggio dagli allievi del primo anno per capire un po' quella che è la situazione, poi vado anche a ricordare la classifica finale del circuito della passata edizione per quanto riguarda ovviamente gli allievi. Davide Pretto, che viene Rampone al comando, passa in questo momento sul notaio anche Manuel Capra, viene che arriva la conferma da parte dei giudici anche di Real Time della GS Lagorai Bike, quindi De Pretto, Cassol, Capra, 4 e Gabriele Torcianti a 31 secondi del pedale Chiara Vallese e quinto Paolo Semensato della Liberta Scorsè a 32 secondi. Ricapitoliamo quanto sta succedendo in gara. De Pretto è al comando tra gli allievi del primo anno. La passata del circuito in questione del Mastercross SL SMP, tra gli allievi la vittoria di Ilaria Pola, che riuscì a precedere Asia Zontone e Gaia Pagotto. Tra gli allievi del primo anno vinse Alessandro Verre della Loco Biker, metà della Basilicata, davanti a Fabio Vidotto. Dato quello che è la storia del circuito SL SMP per quanto riguarda gli allievi. Lo faremo anche con le altre categorie. E intanto vedo ancora, non ho ancora visto il passaggio per quanto riguarda le ragazze, ma eccole con un cambiamento importante perché passa al comando la pavese Giulia Bertoni, che sarà atta per la UCLA 1991 in compagnia di Alessandra Garrido, l'atleta marianese. Il tempo per commentare l'arrivo del vincitore Tommaso Bertuzzi per 3.40, la prima classifica del stato di Gastoni di Gastoni che vince con il tempo Gino Sanchez Carmona, quindi a disposizione del comitato organizzatore del quinta posizione Paolo Martini, della Tante Sainz Club che considerano Ronde Stein e Andrea Cameron che comune in settima posizione. Questo per quanto riguarda i allievi del secondo anno e adesso andiamo di per il finale per quanto riguarda il primo anno di il numero 83 quello che indossa.